In diretta dallo Zandvoort Park di Circuit in Olanda va in scena il quinto round della stagione 2020-2021. Buonasera amici di Formula 1 Team, perdonatemi, non stavo, infatti vedevo qualche difficoltà per alcuni dei piloti, arriva subito il ritiro di Ferra, vedevo delle difficoltà sia per i piloti che a livello tecnico. Buonasera amici di Formula 1 Team da parte di Raffaele Lelli e Kiroshi, qui in cabina di commento insieme a me troviamo la voce e la regia di Raffaello Morca in arte Raffoile. Ciao Raffa, buonasera a tutti. Un saluto anche alla stanza dei bottoni della direzione di gara, dalla quale c'è in collegamento per noi Ernesto Coppola per il più Mister X. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Tanto un'altra comunicazione, i servizi 5 posizioni per Fabio Max. Ah, signor Polini, insomma, i soliti primi minuti della Premier League sempre molto rocamboleschi, anche se siamo davvero all'inizio di questa sessione di qualificazione, anche nella seconda stagione della Prime Tour d'Europa. Questa volta lo fa un po' prima, scala un po' prima rispetto alla Spagna, si ferma in Olanda sullo storico circuito di Zandvoort, che torna in Formula 1 dopo un'assenza di quasi 40 anni, che quindi esordisce, diventa il 24esimo tracciato ad aver ospitato un Gran Premio con la Prime League. Piloti della Prime che arrivano qui discretamente timorosi, per ora il sole splende sul circuito di Zandvoort, però in lontananza la vedo qualche nuvola grigia, quindi attenzione. Il tema delle condizioni meteorologiche è stato molto affrontato, è stato quello principale, soprattutto su Instagram e sui social, diversi piloti si sono detti timorosi. La statistica è discretamente interessante per questa Premier League, poiché arriviamo qui dopo i risultati ufficiali della scorsa settimana in Cina, con la vittoria che è andata a Fabio Scarpato, F22, che ha sovrammentato Stefano Canino per una penalità nel post-gara, ed è così diventato il quarto vincitore differente nelle prime quattro gare con questa stagione di Premier League. Terzo gremio del podio l'ha ottenuto Lopez, che per soli 5 millesimi nei confronti di Paul Sluga, ricorderete sicuramente la rivolvolata per chi ci ha seguito in diretta in quella serata. Quinto posto per Alex Pilotino, sì, Alex Pilotino, miglior risultato stagionale per Alessandro Capuozzo. Sono bastati 3 secondi di penalità, erano questi, mi confondevo in precedenza, di Dierlong, che addirittura dal probabile podio è scivolato fino alla sesta posizione. Abbiamo visto una gara davvero pazza, dopo Dierlong iniziano in effetti i piloti che hanno avuto più difficoltà, soprattutto sotto il regime di safety car davvero particolare, con la pista che iniziava, con l'acqua che iniziava a cadere sulla pista, ma la pista non si bagnava, non erano necessari le gomme intermedie, quindi le vetture, molti piloti sono andati in testa a coda sia sotto il regime di safety car sia durante la ripartenza. Insomma, davvero molto molto complicata la situazione. Più delineata invece la situazione in classifica piloti, con Stefano Canino al comando, più 8 nei confronti di Paul Sluga, poi F, Lopeschi e Ferra a chiudere la top 5. Ancora a caccia dei primi punti mondiali Krikkonen, Robby e Nalpaz, che sono a quota 0. Top 5 del costruttore guidata da Haas, che ha scalzato la Red Bull, che era stata leader fino al primo round in Australia. Seguono Alfa, Mercedes e Ferrari particolarmente vicini. Attenzione, errore di Robby, ero un bordo con lui appena uscito dalla pit lane, estremamente insidioso. In effetti quello uscire dalla pit lane che ti mette subito all'ingresso di curva 3 ha dato una bella sportellata, una bella panciata alle barriere. Fortunatamente ha danneggiato solo l'ala e quindi tornerà sicuramente ai box. Stavo leggendo i dati della classifica, ho visto questa vettura a partire, perdonatemi, pensavo fosse proprio F il vincitore del GP, quindi della scorsa settimana, diciamo dei primi 5 particolarmente vicini, e quindi molto molto divertente, segno di quanto equilibrio ci sia in questa stagione. Nessuna assenza questa sera, sì, sono tutti e 18 i piloti, nessuna penalità anche l'Elco. Come Ernesto? Errore di Long. Ah, avevo capito, caduto Long. Ma che parlavo delle assenze, pensavo. Bello cartone di Andrea Lungagnani, è una curva discretamente insidiosa la 6, e quindi errore per Dierlong quando mancano meno di 10 minuti al termine di questa qualifica. Diciamo quindi nessuna penalità da dover scontare, solo molta attenzione all'imbuto delle prime curve, ragazzi, è molto molto insidioso. E quella nella quale sta arrivando in questo momento Long è la curva che sarà controllata da parte della direzione di gara all'interno di curva 12, e quindi particolarmente attenzione. C'è anche un tema qui, è stato difficile indicarla, poiché alcune guide non indicano la lieve piega verso sinistra di curva 2 come curva 2, indicano
la destra dopo. Noi ci siamo affidati alla guida che non la indica, e è particolare. Infatti, alcuni dati riportano 14 curve, altri 15. Insomma, in Austria si inventano le curve, le vie pieghe verso sinistra da considerare proprio come curve, qui addirittura le tolgono in alcuni dati. Dati per le statistiche, abbiamo detto interessante, l'ho rimarcato un sacco di volte la scorsa settimana quando eravamo in Cina con tre vincitori diversi, adesso siamo a quattro vincitori diversi, è già un record per la Premier League, è soprattutto un record credo per il forum, se non nel magari 2011, nei primi anni di Master League, che sono stati quattro piloti diversi a vincere la loro prima gara in assoluto su Formula Italia Team, e quindi questo è un tema molto molto bello personalmente. E qui già inizieranno dalla chat, che intanto saluto, inizieranno a dire adesso la Goofy, però è una pista di tanta percorrenza, sappiamo quanto Emanuele Nardacci e Emis si trovi bene sui circuiti non stop and go, dove non ci sono ripartenze, è molto molto guidato questo tracciato, ed Emis infatti si è messo lì a fare la voce da padrone 109-690. Dovesse arrivare questo quinto vincitore differente al primo successo, perché Emis non ha mai vinto una gara qui su Formula Italian Team. La statistica, se vogliamo essere esagerati, vede anche le tre leggende della Prime, le quattro leggende della Prime, Natpaz, Robby, Alex Pilotino e Fabio Max, e poi tutti i modi di esordienti, chi come Dio, le due Racing Point, Kiko Driver, Doctor Who, che più volte si è fatto vedere lì nella top 5. Quindi attenzione, ci concentriamo adesso sulla Canina un pista, perché ho decimo. visto Stefano, esatto, ho visto aggiornarsi il monitor dei tempi di Stefano Canino in seconda posizione, monitor dei tempi, potete seguire anche voi ragazzi attraverso la nostra piattaforma, il nostro forum www.formulaitalianteam.com, c'è la sezione per il tracker live timing, dove potete seguire tutti quanti i settori parziali dei piloti, in gara gli eventuali danni, i tiri sulla gomma, gli avvisi che prendono quindi per gli ingegneri. Anche questo è un dato in più che potrà aiutare ad affrontare i 31 giri poi sul circuito qui olandese. Circuito con, come detto, 14 para 15 curve, decidete voi, personalmente 15, perché la piega verso sinistra è discreta di curva 2, quindi personalmente 15. I metri sono quelli, 4.259. Fucsia di Pozzo Luca nel primo settore. Raffa? Ok, adesso dobbiamo sentirci meglio perché leggevo l'eco, siete live, c'è eco parecchio forte, sistemato, sembra di stare in chiesa, non lo so, si sente una ventola, non so. Fateci pervenire ulteriori feedback, ragazzi, vediamo, prima di proseguire come procede. Emis Fuchsia T2 arriva adesso sul rettilineo. Tanto si è Pole migliorato molto Pozzo position. Luca, e fa altrettanto Emis per soli 7 millesimi nei confronti. Ah, non dipende da me, Raffo si sente tanto eco, però dicono che non dipende da me, non so, forse prova ad abbassare te Io mi sono anche leggermente la mutato. temperatura. Adesso provo. Sei addirittura mutato. Eh sì, io mi muto. Caramba, che sorpresa. Non so, prova ad abbassare magari l'audio in uscita. L'audio delle cuffie, non so. Vediamo, proseguiamo intanto questi 5 minuti, vediamo se riusciamo a risolvere, ragazzi, queste difficoltà. No, adesso non siamo, Ho credo, nemmeno abbassato live. sì, ho abbassato un po' il livello del mio microfono. Ok, vediamo adesso quindi come proseguirà questa serata, fateci sapere quindi dalla chat. Grazie mille, ragazzi, per la segnalazione. Proviamo a vivere questi ultimi 5 minuti di qualifica di questa quinta qualifica della stagione con meno eco, però con la tanta risonanza che sta avendo questa lotta per la pole position con Fabio Scarpato che si è messo lì in prima posizione, F22 109 245, l'unico a scendere sotto il muro dell'un primo 9 secondi e di 3 decimi, visto che Emis è a seconda posizione ma 371, sono di 7 millesimi nei confronti di Pozzo Luca, un po' più staccato, quasi 4 decimi Stefano Canino, poi di Erlong di un millesimo Daniele Play, tra l'altro bello Daniele Play in sesta posizione, buono, si conferma quanto aveva fatto vedere di positivo nelle prime gare. Per lui addirittura un sesto posto, barra settimo, adesso non mi torna il dato preciso, però era lì a giocarsela in Vietnam.
quindi positivo per il momento essere lì sotto il muro cannone 10 per solo un millesimo, però essere lì intanto in sesta posizione. Vediamolo anche il dato per quanto riguarda le gomme, poiché credo tutti sì siano andati con la mescola sosta, viene confermato, quindi stanno andando tutti quanti sulla strategia gomme più morbide. Raffo, te che hai corso del 50, una, due soste, la pit lane è molto breve. Pit lane molto breve che comunque accorcia curva 1 e comunque una sosta è abbastanza semplice da fare, anche perché la rossa 10-11 giri li fa abbastanza tranquillamente. L'unica gomma che soffre particolarmente è l'anteriore sinistra, dato per esempio il curvone in discesa di... adesso non mi viene in mente il numero della curva, curva 8, che è una curva comunque ad alta percorrenza a destra e pone molto carico sulle gomme di sinistra. Da tanto gusto, diciamo, fine T1, inizio T2, dalla 7 l'uscita della S fino in effetti la staccata della 12, insomma l'uscita della 11, poi l'arrivo della staccata della 12, la chicana dove arriva in questo momento Long, che va lunghissimo qui alla chicana, vedo che anche lui è davvero al limite, questo frullatore come l'ha soprannominato il buon Lopensky, che Lorenzo Tamorri, che in questo momento si trova in settima posizione ed è fermo ai box, c'è Long in pista ma credo tornerà ai box visto questo errore. Krikkonen, vediamo se si rilancia, il giovanissimo pilota della Racing Point in questo momento anche lui positivi, i giovincelli in casa Racing Point, sesto ed undicesimo almeno fino in questo momento. Torna ai box Krikkonen, e Kiko Driver, altro pilota molto molto giovane, in tredicesima posizione per il momento. Si è migliorato Alex Pinotino, si sì, ha scalzato quindi dall'undicesima posizione Krikkonen, Kiko Driver. Andiamo a vedere anche, approfittando del live timing, questa grafica non ci aiuta per quanto riguarda il gioco, per sapere se o meno nel giro. Risulta nel giro un 37 nel T1, 18 e 7 nel T2, per addirittura 3 decimi dalla sua migliore prestazione. Doria è in linea, quindi stai, vediamo se riesce a migliorare qui nel T3. Ce la fa, guadagna proprio l'undicesima posizione, l'undicesima posizione davvero contesa tra Krikkonen e Alex Pilotino e Kiko Driver in questo momento, che abbatte anche lui il muro dell'1 ed 11. Come... errore di chi come Dio al curvone. Errore di chi come Dio, Michele Spagnolo in difficoltà, attenzione, proprio l'uscita da curva 8, un posto davvero terribile per finire fuori pista. Le barriere sono discretamente vicine, la velocità è elevata, la quale ci si arriva soprattutto a rientrare in pista crea discrete difficoltà nel non ostacolare. Poi piloti che stanno sopraggiungendo, piloti che stanno iniziando probabilmente, anzi quasi sicuramente, l'ultimo tentativo di qualifica. Michele crea più difficoltà però andando così piano, piuttosto che tenendo un ritmo normale, ok? L'errore però così si mette più in difficoltà lui, quindi anche questa è esperienza per i giovanissimi. Giovanissimi a livello di chilometro, mi metto sempre in difficoltà con l'età. Giovanissimi chilometri. F ha iniziato il suo giro. Allora andiamo on board con F, guardiamoci quindi l'attacco alla pole position, che per il momento ha in 1.09.245 bloccaggio dell'anteriore sinistra, la staccata della 4 si va rapidissimi, destra-sinistra, poi di nuovo destra per curva 8, bellissimo in pieno. L'ascoltiamo anche con la Power Unit Mercedes. Deve rilascio in curva 7 e nella settima. L'involti saltano addirittura sul cordolo sulla sinistra, lui un po' più pulito, non troppo aggressivo, entra addirittura di traverso, rischiato tantissimo, però forse è riuscito a spigolarla in maniera realistica, chissà se è riuscito a guadagnare qualcosa, quindi in questo modo al T2, fatto Fucsia muro, poi in trazione, in uscita dalla 11, salta tutto il Fucsia che aveva fatto registrare F nel T1 in 30.039. E quindi finisce qui la qualifica per il vincitore del Gran Premio della Cina. Risultano nell'outlap Emis, Pazluca, nel giro veloce dovrebbe esserci Canino. Sì, Canino che però non è ancora passato al T1. È passato Long in ritardo di due decimi al T1, in vantaggio di due decimi. Poi Krikkonen si è ritirato. Confronti... Mannaggia, perché si revelli ovviamente nei confronti del suo tempo, Canino. Sopra di due decimi nel T1, anche Long più alto di tre decimi nel T1, non sono riusciti a migliorarsi, i piloti forse hanno trovato delle difficoltà, si sta migliorando. Ah, hai messo, quindi è riuscito proprio a lanciarsi, è rimasto nell'outlap fino alla fine con la grafica, quindi adesso termina quella qualifica per Emerson, al momento in
prima fila, vediamo però, arriva Stefano Canino che si fa tutto sulla destra, prende anche una scia di Robby, non riesce a migliorarsi Stefano Canino, non si è migliorato di Erlong che ci ha transito sotto la bandiera a scacchi, pardon, idem Daniel Però Blay, attenzione Poz Zampi, Luca. fucsia di Poz Luca nel T1, accende un 30-127, vedete che sta arrivando anche Lopeschi con i tempi che però non ci risultano, forse annullato il tempo di Lopeschi che ha anche alzato il piede. Allora seguiamo Luca Pozzi, 1852 nel T2, non è il record, non è il fucsia, perché solo F è riuscito a scendere sotto il muro del 18 nel T2. Vediamo come chiude Poz Luca all'attacco dell'eventuale seconda position in carriera e ce la fa 1.09.230 per soli 15 millesimi, fucsia nel T3. Fucsia nel T1 e nel T3 non è riuscita ad abbattere, quindi il muro del 18 del T2, ma eccezionale, quindi la chiusura del giro per Luca un po' scattoso, in realtà prima non avrà problemi di connessione, l'avevo visto un pochino scattoso proprio nel finale di questa qualifica, seconda pole position dopo quella ottenuta nel diluvio, quando abbiamo esordito il Vietnam nei campionati marchiati Formula Italia Team, quindi si prende questo gusto, questo plus di essere il pilota, di aver ottenuto la pole position in entrambi i nuovi tracciati che sono entrati nel calendario di Formula Italia Team, della Formula 1 in generale. Mi sento dire solo di Formula Italia Team e degli sports per quanto riguarda il Vietnam, ho visto i temi della scorsa settimana con il circuito vietnamita che difficilmente potrebbe essere al via nella stagione 2021 e vedremo quel che sarà poi con il futuro, un cittadino che comunque sarà sostituito dalla nuova entrata in Arabia Saudita, se non vado errato, e anche lì si tratta di un cittadino, però si correrà di notte questo plus abbastanza particolare, oddio, ormai di particolare è un po' poco, visto che abbiamo già Singapore, già l'abbiamo avuto, e quindi intanto splende il sole, questo è un dato estremamente positivo, visto che in molti temevano la pioggia, soprattutto F, lo diceva nel corso della giornata. Canino invece stava danzando per la pioggia, visto che con l'asciutto non si è trovato davvero a suo agio. In effetti è una delle poche piste, oddio, non una delle poche, una delle vere piste che abbiamo incontrato, poiché abbiamo avuto un semicittadino ed un cittadino, dove Canino non si è trovato per nulla da padista. Due tracciati veri, Bahrain e Cina, dove invece si è trovato bene, questo tracciato abbastanza, credo affine alle doti del pad, solo per la trazione in uscita dalla chicane di curva 12 e 13, per il resto è molto guidato, molto di percorrenza, credo sia legato a questo la sua difficoltà, soprattutto al fatto che anche in Bahrain e in Cina, dove aveva dimostrato quei decimi in più, è andato davvero facilmente in crisi con le gomme, vedremo se anche questa sera l'estremo consumo, immagino, comunque di tutti questi curvoni d'ampia percorrenza andrà a mettere ancora di più il pilota andrà a mettere ancora di più in difficoltà il pilota padista. Raffo, che ne dici a livello di usura, di stress sullo pneumatico? Mi avevi detto in precedenza proprio che l'altro sinistro soffre molto, anche perché si gira nel senso orario. Sì, in orario, sì, come già detto prima, io al 50 avevo più o meno una differenza del 10%, 10% con la gomma anteriore sinistra rispetto alle altre. Anche la posteriore sinistra si consuma leggermente di più, ma poco e niente. Un altro punto critico dove la gomma la gomma sempre anteriore sinistra ha qualche problema è curva 4, il tornantino, perché lì spesso i piloti arrivano al bloccaggio, che comunque è una frenata, cioè si tende a frenare in curva e quindi è molto facile bloccare. È un po' come la curva in discesa di Bahrain. Molto bene, non abbiamo dati statistici per quanto riguarda ovviamente la Prime League, ma per quanto riguarda i campionati in generale, la storia con i campionati FIT, qui abbiamo l'esperienza della scorsa settimana, ci racconta che non è per nulla facile portarla dalla pole, ci racconta che non è per nulla, non, diciamo, da gettare la spugna, partire addirittura nelle ultime posizioni per tirare fuori una prestazione positiva da questo catino olandese, davvero molto molto insidioso, che le barriere sono molto vicine, il meteo non credo ci riserverà grosse sorprese, ma vedremo soprattutto quel che sarà con la possibilità di una safety car. Come detto in precedenza, ci aspettiamo una strategia ad una sosta, tutti i piloti all'interno della top 10. Ecco, qui con le gomme Anche sono Kiko partiti Driver. in decima posizione,
Chris Master, quindi è l'ultimo dei piloti a partire con la mescola che ho utilizzato in qualifica soft anche per Chicco Driver, Naspaz e Ferra Media, per Alex Pilotino, Krikkonen e Chicco Medio, addirittura la Hard per Roby e Fabio. Secondo detto in precedenza, ci aspettiamo una sosta, una decina di giri per vedere i piloti con la mescola soft iniziare ad andare in difficoltà e pensare a quella che potrebbe essere la sosta, una quindicina di secondi, mi pare il delta per avere mantenere la posizione sul pilota che si cerca di attaccare o sulla quale si cerca di difendersi. Come detto, quattro vincitori diversi nei primi quattro GP con questa Premier League: Ferra, Canino, Poz, Luca ed Effe. Si ripiazza lì in prima posizione come ha fatto in Vietnam Luca Pozzi, prima fila con Poz, Luca ed F22. Aspettiamo quindi solo il posizionamento di Fabio Max nell'ultima e diciottesima casella. Premier League continua ad essere a pieni ranghi, a regalarci tante emozioni. Ci aspettiamo davvero tanto con questo GP d'Olanda. Soliti rituali e tremori prima dello spegnimento, prima dell'accensione dei semafori qui sul circuito di Zandvoort. Quinta tappa con la stagione 2022-21 della Prime League. Iniziano quindi ad accendersi i semafori, via con le procedure di partenza sui giri motori e scattano in questo momento le vetture. Parte il Gran Premio d'Olanda con Poz Luca in prima posizione, tenta addirittura di farsi vedere Emis nei confronti di F, vediamo se riesce dall'esterno nei confronti della Mercedes. F mantiene addirittura un'ottima linea che quasi gli permetteva di attaccare Poz Luca, che lo vedo con un'attacca, speriamo non andrà a creare troppe difficoltà. Parapiglia nelle retrovie con tanto fumo, addirittura Safety car. safety car con nessun pilota che credo abbia registrato un ritiro. Chicco Medio, non era Chicco Driver, è Chicco Medio che stava andando lungo contro le barriere come ha fatto Visser. Lunedì non ha più la Michele Spagnolo, quindi Sì, probabilmente la safety car è dovuta da ciò, però nessun pilota è andato. ci sono danni Sì, per per diversi. Chris, Alex Pilotino, Ferra, chi come Dio che ha completamente Chicco disintonato. Medio purtroppo non ha più nulla come soluzione aerodinamica per la sua SF1000. Chris Master, arrivano 5 secondi per l'età, avevo visto il gruppo rallentare molto verso l'uscita da curva 5, credo ci sia stato qualche sorpasso illecito e poi il gioco ha invitato i piloti a restituire le posizioni, i soliti bug. Purtroppo Chris dovrà scontare questi 5 secondi, in realtà andando là, quindi può tornare box e scontarli, visto che sotto regime di safety car si può fare di scontare una bella per stop and go, quindi diciamo che la sua gara non è finita, sarebbe tornato comunque ai box visto che ha un danno del 63%, 44% per Alex Pilotino, 100% su ambo i lati per chi come Dio, 25% per Ferra. C'è la safety car in 14ª posizione alla soft, credo che tornerà box anche lui. Scusami, Krikkonen, l'ho visto per via non... Chris difficile. non è l'unico ad avere 5 secondi, che ci sono 5 secondi anche per Naspaz e Ferra per collisione grave. Attenzione, quindi magari è arrivato tra di... non so se è arrivato tra di loro il contatto prima della safety car oppure forse dopo. Comunque tanta azione in questo momento in pit lane con tre vetture che facilmente diventeranno quattro. Chris, gomma media. Chi come Dio sta recuperando adesso la pit lane, attenzione anche alla lieve Danno chicane nella soltanto pit tutti i lane. 5 secondi. Ah, ok, dai, allora diciamo del male è andata discretamente bene. Io vedo l'ala. Chi come Dio, l'ala è quella, se riesci ad inquadrarlo, Raffo, l'ala c'è il numero 88 di Lopez, che gli hanno rubato l'ala a Lopez, che cosa No, è succede in 83, adesso è Ferrari? 83. 83, 83. Io vedevo 88 sull'ala messa a destra, che è quella che il meccanico riporta. Cioè, avete, ok, se danneggi questa c'è quest'altra, l'hanno rubata È da tutta Lopez, strategia. che cosa succede? molto bene, vedremo quindi, speriamo non ne arriveranno altre di ali danneggiati o ali da dover sostituire. Quindi Ferra ha di nuovo montato la soft, una scelta particolare, insomma si poteva in effetti puntare sulla media e poi magari rimetterla nel finale la soft, ma comunque ha deciso di continuare in questo modo. Poz Luca, penalità importantissima, ignora bandiera gialla, mi sono perso cosa è successo lì davanti, non so se si è No, superato semplice, il qualora. solito bug, Ferra si era affiancato, no, Ferra, scusami, F si era Mannaggia. affiancato da 10, 11, 10, e il gioco ha scapocciato, come al solito. E poi dicono che siamo noi cattivi. Mannaggia. No, ma credo che questa nel post gara venga rimossa tranquillamente. Probabilmente sì, però 5 secondi. Intanto in pista li perdi, ti Eh sì. cambiano la gara, magari ti mettono nel traffico. Infatti è sempre quello il mio dubbio sul... No, entro in un tema che marche già vedo, che dice, ti cambiano la gara essenzialmente, scontarli o non scontarli quei 5 secondi, quindi è davvero difficile. È per questo che si invita sempre alla massima attenzione nel regime di safety car, di virtual safety car con i delta, perché magari
uno parte che non è rosso, oppure arriva che ce l'hai subito negativo, i piloti si trovano ad inchiodare, insomma è sempre meglio essere pronti, diciamo, sono errori, tra virgolette, che possiamo concedere a Forza Luca abbastanza esordiente, è arrivato verso la fine della passata stagione qui su Formula Italian Team attraverso la Formula Open, Formula Open che tornerà tra l'altro giovedì sul circuito di Spa-Francorchamps, quindi in Belgio. Dopo esserci gustati un 100% sempre in Belgio con la Formula Europe, mi raccomando, andiamo a fare il tifo con i ragazzi di Formula Italian Team. Se ci sono i piloti, vi rimando anche al post se ci sono piloti che vorranno rappresentare, vestire la livrea marchiata FIT Quando hai e detto se anche ci le sono tute. piloti, pensavo se ci sono piloti che correranno. Se ci sono, dai, che ci sono i nomi. Ho visto che arrivano i nomi, ho visto che arrivano nomi anche che. Spero gli dia carico, perché magari una bella prestazione in Europe può raddrizzare anche la storia di un campionato che per il momento non sta funzionando Safety car per in questo giro. alcuni piloti. Esattamente, safety car, quindi spegne le luci, prende strada, prende spazio Luca Pozzi per prepararsi a ripartire, per prepararsi in realtà a dare davvero il via a questo Gran Premio d'Olanda, prima volta che quindi siamo qui a Zandvoort anche con la Prime, primo giro che si è stato caratterizzato solo da una curva, poi è arrivato il contatto con chi come Dio che è impattato con un'altra vettura o da solo contro le barriere, vedremo nel post gara, e ha generato l'ingresso della safety car. Forse Luca ancora non è andato sul gas, continua a zigzagare, continua ad aspettare, ciò creerà credo un po' di parapiglia nelle retrovie, un po' alla Bottas in Mugello, credo che ancora non gli dia il comando. Forse Luca arriva addirittura quasi all'ingresso della pit lane con il gruppone che si apre a ventaglio, attenzione a Forse Luca che ritarda molto la partenza, scatta in questo momento, riparte il Gran Premio d'Olanda con Hamilton che si vede affiancato addirittura da Stefano Canino, va all'esterno di curva 1, decide di resistere, poi parzializza, lascia strada, attenzione a Long che cerca anche lui furbamente di insediarsi nei confronti di Stefano Canino, bravi, molto rispettosi i piloti in questa ripartenza non facile, soprattutto nelle retrovie, molto bravi, la decima posizione in 2 è Attenzione facile, Lopensky, l'ultima si era fatto vedere su Dr. Wu, se non sbaglio. no, è È contrario. dietro a Daniele Daniele Play, Blake. scusa. Tanto Naspas, lotta storica qui tra Naspas e Robby, con Naspas che è riuscita a sopravanzare forse Robby in difficoltà in trazione. Attenzione a Krikkonen che si infila all'esterno nei confronti di Fabio Max, lo accompagna all'esterno Fabio Max, Ah, riporta un è andato nella danno. ghiaia. Sì, Fabio, purtroppo, un po' come l'ex pilotino, ogni tanto anche i piloti storici commettono questi errori ed è davvero un peccato che ne vada a pagare le conseguenze il giovanissimo Christian Redaelli. Adesso quella la danneggiata deve finire questo giro e tornare ai box. È un Sì. Anche peccato, Fabio Max ha Naspat sta impostato con andando. discreto ottimismo. La staccata della 8 lotta qui tra Alex Pilotino e Chris Master, con Chris Master che viene anche in questo caso molto ottimistico. Alex Pilotino, Chris molto corretto nell'aprire la traiettoria, finisce nella ghiaia, si infila anche Ferra. Diciamo è stretta la pista, però c'è tempo. Un po' troppo ottimismo nelle lotte qui nella parte finale del gruppo, mentre lì davanti abbiamo visto una bella ripartenza molto rispettosa, nonostante fosse una situazione difficilissima. Visto Attenzione Alex Forza Luca Pilotino e Ferra. si è tenuto davvero fino agli ultimi momenti per ripartire. Alex Pilotino in quindicesima posizione con Ferra che sta scalpitando, sta cercando di risalire con questa mescola soft, al momento in quattordicesima posizione, errore, non risale, non risale, errore, va a muro in uscita dalla 5, danneggia l'ala anche lui, la paratia Lendplate sulla sinistra. Stesso posto dove si è ritirato in qualifica. Quella curva proprio Proprio non gli lì magari piace. sullo scollinamento c'è tanto banking e Eh no, quindi c'è credo un sia facile dosso, quindi scappare se il acceleri su posteriore. quel dosso ti parte. È comunque un tobogga, è un disastro questa pista, è un È un frullatore, quindi frullatore. quindi sicuramente non è finita. Vedremo se magari un'altra addirittura safety car potrà rimettere in gioco sia Fabio Ferracini che Cristian Redaelli. Per ora detta il ritmo lì davanti Luca Pozzi. Pozzi Luca ha 1 secondo e 2 di vantaggio nei confronti di DF. Lo fa ovviamente registrando la prestazione più veloce, 1:12,677. È effettivamente il primo giro di gara pura che c'è stato, almeno Alex primo giro Pilotino ha rotto l'ala valido. all'ultima curva sulle barriere. Ah, è andato troppo largo in uscita, anche lì sulla sopraelevata, ed anche lui riporta un danno discretamente serio perché non c'è più la paratia laterale sinistra sulla sua ala. Quindi Sì, vedremo, adesso si farà ha sotto un facilmente danno Chris del Master. 38%.
Oh, intanto guarda che bello che sblocco, ottengo punti, ottenete anche voi punti su Twitch per i fit points. Attenzione a Chris Master che tenta di farsi vedere subito nei confronti di Alex Pidatino, non è una situazione facile. Torna in box intanto Ferra per montare la mescola soft, ha messo la hard intanto Krigonen per cercare di raddrizzare questa gara. Vediamo, stiamo ancora un po' con Chris, se lì davanti si stanno rispettando molto i piloti. C'è anche un bel triello lì davanti con Naspaz che sta tenendo Robby e Fabio Max, compagni di Merenne. E vediamo se vorrà aggregarsi anche Alex Pilotino con Fabio Max che rischia di centrare Robby. È arrivata davvero in ritardo la staccata di Fabio Massimo Castellusso, che anche qui in questo rientro un po' pericoloso, però bravo Chicco come Dio ad aprire la traiettoria, a non chiudere subito sul cortolo verso curva 12 ed evitare quindi l'impatto con la McLaren di Fabio Max che stava rientrando in pista. Continua Alex Pilotino nonostante il danno e vedo è scomparsa molta luce, non... Sì, si stanno volando. Sì, si stanno volando parecchio. Nel T2 con questa condizione si vede poco, cioè io avevo difficoltà a vedere perché c'è proprio poca luminosità. Vediamo quindi quella che sarà la strategia dalla terza posizione in giù, visto che fino al sesto posto anche Daniele Frey in realtà sarebbe lì nella partita. Se riesce a riprendere quel decimino si porta anche Lopez che nello zainetto sotto il secondo nei confronti di Zampi e quindi in zona DRS. Potremmo avere dalla terza fino all'ottava posizione tutti sotto il muro del secondo, tutti a caccia della posizione sul podio. Ha fatto un po' di selezione più F nei confronti di Emis di quanto Pozzuca nei confronti di F, visto che si tiene lì Fabio Scarpata 1-2, 1-3, adesso sta perdendo qualche decimino, fanno un po' di elastico. Emis invece era arrivato con un distacco di quasi 2 secondi, adesso si sta anche lui riavvicinando. Vedremo quella che sarà anche la gestione dell'Hertz. Mi pare Flaminio diceva che pioggia. Di pioggia, attenzione con il meteo che con il cielo che facilmente si è scurito nella tornata ecco precedente, sono arrivate le nuvole e quindi è ecco perché Ferra rimessa ancora una volta di come soffre. Era ostinato su questa strategia molto giusta, quindi torna la pioggia di nuovo sulla Prime League. La scorsa settimana in Cina un disastro con la pista che non andava a bagnarsi, visto che era previsto uno stroscio di 3-4 giri e quindi poi di nuovo il ritorno del sole, quindi i piloti hanno tutti cercato di resistere con la mescola da asciutto. Questa volta sembra una situazione molto più interessante qui nel T3, dove ha iniziato a piovere davvero pesantemente. Nel T1 non sembrava, però intanto ne approfitta per spingere e prendere il punticino del giro veloce, perché adesso che arriverà la pioggia, a meno che di nuovo poi non si scioglierà nel finale, ne dubito. Naspaz sarà difficile e Robby questa prestazione. Sì, con Robby che ha super avanzato Naspaz. Naspaz che con questo danno all'ala, come detto, sta soffrendo. Attenzione anche a Chris Master che tenta di imbucarsi nei confronti di Alex Pilotino, che non era riuscito a sfruttare il momento. Allora attenzione, perché c'è un momento lì davanti molto importante per quanto riguarda la storia del GP. Già l'intermedio addirittura di F, forse potevano andare un po' parecchio. Stavo vedendo gli ultimi che non stanno in pista. Infatti allora... si gira Krikkonen. Ah, allora credo che sia assolutamente il momento. Pioggia che mette zizzania, può succedere di tutto. Esattamente nel DRS disabilitato. Ottima la chiamata allora in casa Mercedes. E da rivedere la situazione in casa Alfa Romeo, da tenere sotto controllo il distacco tra F e la prima posizione, 14 secondi e 9 in questo momento, quindi dovrebbe già essere davanti nei confronti di Poz Luca. Un distacco però resta lì, 14 948, 983, 950, 980, insomma siamo lì, non sta ancora guadagnando, probabilmente guadagna nel T3, guadagna sicuramente in questo frangente. Allora che Poz Luca fa un errore, sbanda anche il posteriore della McLaren di Emis, e qui nel T3 che dove si sta concretizzando il tutto, lunghissimo Emis, un sottosterzo esagerato della sua... E si gira Daniele Play! No! No, mannaggia, che bella gara che sta pagando in una zona pessima però per la manovra. Non capisco, pure lì. Mannaggia, sì. Erroraccio proprio per... La posizione quella, cambiava solo la macchina. E allora Ferra, vediamo la sofferenza di Poz Luca. F è già attaccato all'Openski. F a meno di 10 secondi dalla vetta. Attenzione, arriva velocissimo. Mamma sbanda a posteriore della Ferrari di Lopez. Che anche per Dottor V destra, chi come Dio. Scivolando. Dottor V che ha già gomma intermedia. Dentro addirittura in parabolica Stefano Canino. In parabolica, in sopraelevata Stefano Canino nei confronti di Lopez. E quindi torna anche lui ai box. Vediamo Dottor V. Con sì, come Dio è riuscito a sopravanzarlo senza troppe difficoltà, è rimasto quindi solo chi come Dio con le mescole medie, tutti gli altri sono passati
alla intermedia, e il rivale adesso non è più ovviamente Pozzuoli, che è addirittura sesto, sprofondato completamente in classifica. Ha perso anche parecchio. Anche dietro Zampi ed Emis. Ha perso troppo però anche i box. 5 perché... secondi. Ah, esatto. È vero, giusto. Mannaggia. Te li potrò far rimuovere sotto la bandiera a scacchi, però sotto il bagnato questi 5 secondi te la cambiano la gara, perché non sempre è così. Alcuni piloti si trovano meglio, non so, in questa condizione, se si trova meglio a seguire o avere pista pulita davanti, non avere lo spray delle vetture davanti ai suoi occhi. Vedremo se riuscirà magari a liberarsi di Zampi e a dimostrare quindi che si trova meglio senza dover seguire. Diciamo, non c'è più Pozzuoli, c'è un rivale che sotto il la pioggia bagarna, si sprega le come mani Dio. E Passa la spazio. Chiamava dalle prime ore di questa giornata, è andato via dalla Cina già chiedendo chi era il pilota che si è comportato meglio, ovviamente nella storia della Premio sotto il bagnato, che è quello che ha ottenuto magari le pole sotto il bagnato, Stefano Garino, che punta soprattutto sulla fiducia, sì, nel consumo, nella gestione magari della gomma è un po' deficitario dalle sue doti paddiste, però soprattutto sul bagnato però sul bagnato, cioè, sembra avere quel feeling in più il pilota di Catanzaro, che sta addirittura insegnando F qui nel T1, molto saggio per il momento, ritarda l'eventuale attacco, c'è da inventarselo molto o un tuffo magari esagerò, io ci ho corto un po' in questo circuito, non erano queste le vetture, però l'uscita, lo scambio tra la 10 e la 11, insomma l'uscita della lunghissima destra nella quale stanno per arrivare, magari c'è un'occasione per trazionare bene, per preparare bene una traiettoria più tonda, andare più largo, uscire più forte e tentare di buttarsi dentro. Poi magari ci si può pensare di prepararla bene, sfruttare tutto il corridoio lì a sinistra e entrare all'interno. Bandiera qui. Gialla, si è girato Naspaz. Sì, ha perso la posizione di confronti come Dio. L'ultimo curva sulla quale stanno per sopraggiungere proprio F e Stefano Canino, ma dentro adesso Madonna. Alla chicane 12 e 13, credo sia una situazione molto difficile. Si per è attaccato lungo, attenzione. Paolo Nasonte, che però riesce a riguadagnare la pit lane. Sì, sì, riattacca anche Andrea Longagnani, è lontanissimo Emis, 10 secondi. Ovvero forte la sofferenza, è vicinissimo Stefano Canino qui nella sopraelevata, tenta subito di attaccare F e spalanca l'erogazione per quanto riguarda l'ERS, il DRS è chiuso, quindi sfida tra Power Unit americana contro Mercedes, con in realtà italiana, visto che l'ARS è motorizzata a Ferrari, e riesce quindi ad andare all'interno di cura 1 ad ottenere la prima posizione Stefano Canino, che quindi si mette a caccia ovviamente di riprendersi quello che è la Cina, il Foschiara della Cina gli ha sottratto, credo che adesso vorrà spingere per nel dubbio averceli quei 3 secondi nel taschino per portare la vittoria a casa, già 1 secondo e 2 è scappato nei confronti di F, che sul bagnato sembra essere rimasto lì, si è un po', diciamo, è stato super efficace l'acqua nei confronti del fuoco di F, che con, soprattutto in qualifica stava brillando, si era tenuto lì a combattere per la pole position, aveva fatto Fuchs nel T1 nel suo ultimo tentativo, poi Pozzuoli poi è andato, ha commesso un errore F proprio in uscita qui dalla 11, attenzione di nuovo, le maniere già risposte del turno, Chris Master perde la posizione nei confronti di Robby, si era girato proprio il centro della traiettoria, ed è subito ripartito, si è tirato fuori da questa brutta situazione, quindi molto corretta anche in questa situazione. Robby, 100% danno all'ala. Credo che forse è arrivato con Robby il contatto del successivo testa coda per Chris Master. Approfitto quindi Daniele Pei per ricostruire anche la sua gara, davvero un peccato quell'errore, attenzione con Alex Pilotino titubante nei confronti di Robby, arriva quindi rapidissimo anche Fabio Max, va all'interno molto insidiosi, subito Chris Master dall'esterno ringrazia nei confronti di Fabio Max, che lotta qui tra gentleman con circa. Ah no, è rimasto dritto, però è riuscito a tenerla Chris, bravissimo Robby, addirittura quasi cerca di difendere la posizione nei confronti di Alex Pilotino, una lotta abbastanza particolare, Robby che poi alza il piede all'ultimo, lascia sfilare la vettura di Alex Pilotino, maniera gialla anche nel T1, sta succedendo un po' di tutto. No, il Krikkonen ha fatto condizioni meteorologiche. Krikkonen è doppiato, ha lasciato strada. E allora procede lì davanti Stefano Canino, già quasi quei fantomatici 3 secondi di vantaggio. Intanto, nei confronti di F2 e 3. Raffa, dalla chat ci chiedono, queste intermedie, sempre NC46, queste intermedie arriveranno in fondo? No. Passiamo a Raffo. No, non credo.
È Se magari poi difficile, sono molto partiti dal difficile. primo giro a dire ok, la gestisco per arrivare in fondo, forse sì. Se già iniziano a dire, sai, adesso decido di andare fino in fondo, errore di Fabio Max. Conclude contro le barriere la sua corsa e safety Safety car. car. Beh, allora, Buona la chiamata di Rovi, allora. questo treno di intermedio sicuramente non ci arriva, quindi in fondo, visto che adesso con la safety car magari qualcuno può pensare. Stefano Canino prosegue, Naspas drive through, F prosegue, Dierlong prosegue, tanto già doppiato Krikkonen, purtroppo viste le difficoltà, Hamilton anche prosegue, io mi sarei lanciato dentro, soprattutto fossi stato in Long, 12 secondi su Hamilton, Allora, visto che c'è il delta. effettivamente Se non anch'io. si sono fermati è perché sono convinti che possano arrivare in fondo con queste gomme. Nel dubbio arrivano i drive-through per Naspas, per Tanieli con questo delta che ragazzi bisogna starci attenti, ok che è un circuito così tecnico quindi forse si alza davvero tanto i tempi del delta, anche se mi pare sempre 30% se non vado errato il tempo di media che bisogna alzare, okay. È un dato che non ricordo precisamente però è un tempo che è quello, se è una percentuale matematica su un giro ideale, quindi si sa che insomma va più lento nelle curve. E quindi bisognava stare Ma attenti in queste condizioni per Daniele e Paolo. non so come l'abbiano riprodotto nel gioco. F Ah, sì. va fuori pista. No, Attenzione, abbiamo visti la scorsa no, settimana avevo visto tanti errori, laggare. addirittura sotto safety car. Daniele Pei, nel dubbio, è buona la chiamata, credo, dell'ingegner Flaminio, che spesso aiuta il muretto Racing Point in questa stagione di Prime League. Con Daniele che quindi torna ai box, lui la mette la gomma fresca e se ragiona, se dice ok, mi ci metto, la tengo lì, si lavora un po' sul differenziale in queste condizioni e sì, ovviamente il resto non si può intervenire, non credo che fermandosi ai box è andato a dare forse qualche tacca in più per quanto riguarda il carico aerodinamico sull'ala anteriore, il resto non si può toccare, però essenzialmente lavorando bene sul differenziale, ragionando, già da ora si può portare al traguardo. Si può pensare di farcela, visto che anche altri due Sì. giri sotto safety car credo che li faremo. Bisogna vedere se qualcuno magari non azzarderà a rientrare, a mettere un'altra intermedia nuova e fare la rimonta. Non è facilissimo passare qua. Dovevano Ah, tra fare l'altro, adesso. A proposito di ingegner Flaminio, mai una gioia, è uscita dalla safety car 20 secondi dopo che Krikkonen aveva ricevuto bandiera blu. Krikkonen è in una situazione che è tosta, sì. è lì dietro a Long, dovrà lasciar sfilare tutte quante le vetture, ma Ah, deve io farlo fossi dopo. l'ingegner Esatto. Flaminio gli consiglierei di andare in Vieni box, mettere gomma nuova e dentro. si mette in fondo al gruppo. Esatto. In fondo, sereno. No, spazio in box con la media, vedo. Che succede? Casa Renault? Sì. Renault, cosa fa? Vabbè, E niente. Classica banana. E niente. o smette di piovere Grande tra grappetto poco. per le gialle. Adesso si è asciugato di colpo, sì. Procede molto lentamente Paolo, ovviamente, condizioni che no, per la media. O almeno non è un bug visivo, ma non lo so. Non Tanto, credo sia ah, un bug. errore di Daniele Play, Ah, sei girato no! Daniele Si è Play? girato di nuovo. Sì. Stavolta alla 3, in uscita dalla 3. Perde la posizione nei confronti di Ferra, però non è finita, non ha riportato danni? No, No, non ha riportato danni, quindi non è finita. non è un bug Era grafico, ha proprio riaccolarsi messo la solo. media. In effetti un po' lontano comunque questo secondo gruppo, quasi 10 secondi tra l'ex pilotino e Doctor Who, quindi la coda del serpentone che si sta andando a ricompattare dietro alla safety car, seconda safety car della giornata con la Premier League, è entrata proprio per il ritiro di Fabio Massimo Castelluzzo in uscita da curva 3, ha esagerato il cordolo esterno, è andato poi ad impattare sulla destra. Sì, dovrebbero riaccodarsi senza troppe difficoltà. Forse da chi come Dio è un po' più difficile perché ha 11 secondi ed è dietro Naspas che ha la media e quindi Michele non può passare Naspas giustamente. Ed è un Naspas in estrema difficoltà con la mescola media che anche qui è difficile per Paolo da gentleman, credo che uno ti metti sulla ghiaia, ti lasci sorpassare e poi piano piano torna in box. Poi, purtroppo l'errore per Paolo è stato proprio questo di mettere la mescola media, ha fatto un giro lentissimo, adesso credo che tornerà in box, no. Cosa sto vedendo? Mi sono perso qualcosa. A questo punto spero in un bug visivo con Naspas che comunque no, non è un bug visivo dal sottosterzo, non è un bug visivo. È Paolo che pretende, adesso si asciuga. Questa è una chiamata notevole. Ma è
se si dovesse asciugare, sta ancora piovendo, la safety car credo rimanga ancora un giro, non di più. Credo sia questo l'ultimo. Sì, c'è la safety Dovremmo car che già essere a comunque pezzi. non... Oh, terra. C'è la safety car che Con Daniele comunque Play. alla velocità a cui va non riesce a far riattaccare Naspat. Daniele Play ha tamponato Ferrari e ha danneggiato l'ala. Infatti non ha più la Mannaggia. paratia laterale destra. Ferrari ha ricevuto una penalità di 5 secondi. E Ernesto ci ha un momento lasciato perché deve risolvere il discorso Naspat. No, non lo so, c'è un momento lasciato, lo ritroveremo tra Safety car in pochissimo. questo Ma modo. perché Ah, ci sei? Mi Pensavo fosse... Ah, ti ha sentite? proprio cacciato dal gioco. Sì, no, mi ha Sì, mandato un errore gentilissimo. dell'applicazione. Guarda, è meglio se non le vedi, hanno detto i piloti queste cose, quindi torno via. Comunque, stiamo per ripartire, sedicesimo giro in conclusione dei 36 da percorrere qui a Zandvoort. Lì la vedete, la Racing Point in quarta posizione, ma dovrà essere bravo Christian a partire bene, scattare e poi lasciarsi doppiare dopo aver superato la linea del traguardo. Prima non si può fare nemmeno per i doppiaggi, quindi sarà una fase davvero critica per loro. Stefano Canino che si prepara, va ora sul gas e quindi riparte il Gran Premio d'Olanda con Stefano Canino davanti a Effe, Dierlong, poi Emis, Zampi, Poz Luca, Lopez Chi, Kiko Driver, Dr. Wu ed Alex Pilotti all'interno della top 10. Si lascia sopravanzare molto correttamente e molto bravo in questo frangente Kekkonen, non si è lasciato prendere dal pathos del momento. Vediamo se magari riuscirà. Deve essere difficile come cosa. Magari per stoppiarsi deve cercare di arrivare fino in fondo. Adesso vanno dentro anche Zampi, Poz Luca. Fortunatamente comunque c'è anche il ghosting attivo e quindi nel dubbio gli eventuali contatti che potevamo aver visto sono saltati. In qualche modo si sta snocciolando anche questa situazione un po' più difficoltosa. Un Kekkonen addirittura qui va sulla ghiaia, quindi bravo, bravo, bravo. Comunque, a lasciarsi sopravanzare. Chi come Dio è stato sopravanzato da Ferra con questo gruppo e quindi è riuscito a ricompattarsi nella sottoregione di safety car, o forse ha ricevuto il limitatore, perché è abbastanza lontano Ferra nei confronti di Alex Pilotino e tutti gli altri, di Chris Master e tutti gli altri. Sì, sotto safety car c'era il gruppettino che era guidato da Naspats, che era davanti nonostante fosse doppiato e che con le gomme medie appunto non riusciva a riprendere il gruppetto dietro safety car. La safety car è ripartita. È vero che da quello che abbiamo visto comunque il canino ha avuto il limitatore fino quasi alla linea del traguardo. Quindi questo ha creato comunque un vuoto, l'ha lasciato, ha provato a colmarlo, ma è rimasto. Allora, la pioggia è diminuita, però Ah, ha Paola smesso? No, cioè, blocca piove ancora ancora un po'. tanto. Nel T3 è molto diminuita rispetto a prima. Poz Sì. Luca, Lotta, Garibaldina, Rusticana con Zampi, ancora all'esterno Poz Luca nei confronti di Zampi all'uscita di curva 1, chiude bene all'interno della 2 e poi dall'esterno della 3. Anche Robby... No, Daniele Ragazzi, Play vai box. non piove più, eh. No, no, non piove. Allora, la No, chiamata ha di Naspas è smesso. un test, forse. Torno ai box in questo momento Naspas, credo che l'abbia bruciata le gomme più che altro. In questi giri forse Ah era lì per no, 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 si deve... testare No, ha la messo un'altra situazione gomma per media. Longa. Sì, se ha smesso di piovere, ha smesso di piovere anche dall'onboard di Poz Luca. Magari era lì per testare la situazione con Longa. Devo dire che Andrea però gli sta o anche meno, ok, ci lamentiamo di Bottas, però io Naspas lo voglio anche vedere lottare. Era lì con Robby, Alex Pilotino, sacrificare in maniera così esagerata la sua gara, anche meno. Quindi dai, anche perché Long deve guadagnarsela in qualche Attenzione modo, long su troppi dati in F. più non fanno bene. Nel dubbio, se la guadagna così, risponde subito andando a prendersi la seconda posizione. Una bella staccata all'interno di curva 11 e guadagna, quindi la seconda posizione. Si mette a caccia di Stefano Canino, 3 secondi e mezzo dalla vetta in questo momento. Con Stefano Canino, che anche dalla ripartenza dopo questo secondo safety car, dalla prima l'abbiamo avuto Poz Luca. In questo frangente, Stefano Canino è partito prima, ha preso un bello slancio nei confronti di F ed è riuscito. Quindi a già mettersi questo tesoretto di 3 secondi, che però adesso con la pista di nuovo cambierà di condizioni meteorologiche, non Alex saranno Pilotino tanti. box. Beh, per l'asciutto credo è presto. Sì, le Alzano ancora macchine tanta acqua, dai. appunto. Ok, la sacrificare Paolo, Naspas, No, bello. avevo un danno all'ala Alex Pilotino. Ah, mamma. Altra intermedia. Io avrei aspettato un attimo, sinceramente. Visto che ha smesso di piovere. Eh sì, poi in effetti siamo sul bagnato di solito. Nel dubbio, sono stato drittissimo in uscita dalla pit Mannaggia. lane, ha spostato il muro, l'ha messo in traiettoria, è andato
Nel dubbio di nuovo il danno, purtroppo Alessandro Capozzo in questo momento. Peccato perché c'era una bella lotta, sì, ok. Magari non sono nemmeno Box alla anche posizione Daniele dei Play. punti. Però erano lì, come Dio, Robilax, Pilotino, in presenza anche Fabio, Max, Naspaz. Sono lotte che fanno bene al Si cuore, almeno è girato per Naspaz me. Oh, mannaggia, Naspaz con alla questa media. Tarzan. F sta facendo tanta fatica con la Sì, sono Sì. impagnato, un disastro, Fabio. Arriva anche Emis. Si è Vediamo. girata Poz... si è girato Poz Luca. No, dove? No, all'ultima All'ultima curva. curva. No, mannaggia, vediamo. Punta subito ai box. Sì, punta subito ai box. Ha riportato danni. Non ha No? riportato danni. L'ho visto dal visore Via libera. dell'elicottero. Via libera quindi per Zampi, con la quale aveva battagliato pesantemente in precedenza. Adesso arriva la Sulla mescola media. media, anche se presto. Sì. C'è tanto spray nelle vetture. Se possiamo, magari un No. bordo proprio con Lopeschi Ancora o da Zampi. bagnare. Lopeschi è solo vicino Zampi. È tanta l'acqua che alza la Williams. Attenzione, Lopeschi salta su quel corto all'interno. Ancora una volta si delizia. Sorride sicuramente Pals. Antonio Termino dalla chat per questi controlli. Lorenzo Tamorri. Eh sì, sollevano ancora tantissima acqua, la pista è bagnata. Rischiano comunque di bruciarla la gomma, perché soprattutto le posteriori. È anche quello che adesso bisogna anche iniziare a contare quante medie hai. Ok, una della gara e una della Wuling, quindi eventualmente Luca ne avrebbe un'altra. Però è No, no, sprecata aspetta, che lascia in passare. questo momento. No, aspetta, cioè che la media nulla in questo momento. Ci criticavo un pochettino in precedenza Long che sacrifica Naspaz, sta rispondendo alla grande, prima con il sorpasso nei confronti di F, adesso è riuscito a guadagnare mezzo secondo nelle ultime tornate nei confronti di Stefano Canino. Quindi è quasi sulla soglia dei 3 secondi. Canino questi ultimi giri in Oh, lungo 21-9, Paz Luca. 23-4. Lunghissimo, non sta Dico neanche driver passando lui. Dr. V e Ferra. Attenzione. Con doppia mossa della Red Bull, perché ricordavo Ferra dietro, Kiko Driver. Quindi forse Kiko si è difeso all'interno e hanno approfittato entrambe le Red Bull, credo. Sono arrivato un po' tardi su Naspaz ha questa rotto lotta. l'ala comunque. E anche Alex Pilotino. Oh, Kiko, no, in trazione la No. perde, va Muro, attenzione, perché la vettura è in mezzo alla pista, la Eravamo on terza safety board. car sarebbe... No, Safety car Mirko il virtuale. safety car. Già ci si può pensare, però la pista no, non bisogna No. lasciarsi trarre in inganno, almeno personalmente. Vediamo se poi Canino No, è decide ancora di parecchio rendere la serata bagnato. più divertente. Una Cina 2.0 che però ci ha creduto davvero con la pioggia, perché in Cina non si bagnò la pista la settimana scorsa, questa volta invece la pista si è bagnata e fatica ad asciugarsi. Eh sì, l'abbiamo vista che si è bagnata nell'arco di un giro e mezzo e ha smesso di piovere ormai da 4 giri. 3 secondi per Robby. Canino tira dritto, è stata scelta come decisione, l'orientazione sarà stata sicuramente tanta, però è la scelta personalmente più giusta, anche se questa mescola c'è ancora qui, però non è il momento per la media, continua a perdere, Poz Luca, affondi Quasi, eh. mezzo secondo nei confronti di Robby. È una lotta tra doppiati con le mescole medie, tra Naspaz e Poz Luca addirittura, quindi no, sono in palese difficoltà, Poz Luca continua a perdere nei confronti di Roberto Belli. Ma no, guarda qui che bloccaggio, Poz Luca, non ha proprio Alex nulla. Pilotino stava per centrare Poz Luca. No, troppe difficoltà, non... Allora, hanno fatto bene a proseguire. Ah, che delta ha preso Long nei confronti di Canino per guadagnargli un secondo, eh. C'è E il lui... sole. Ed era Andre che si lamentava martedì. Questa virtual safety car, secondo me dovrebbero rivederla. Ci ha guadagnato un secondo in questo modo. Oh, intanto bravi che spammate le emote fit, via di emote, chat solo emote fit. Sto contribuendo. Esce il sole, esce il sole come suggeritoci da Ernesto, che con la pioggia si è potuto riposare, visto che di solito si attaccano di meno i cordoli, soprattutto si va meno Alex lì Pilotino su Poz sulla Luca. scuola, perché è estremamente insidiosa. Devo essere Dici, sincero, a dire di abilitato abilitato. intanto. Il Devo essere vediamo con Naspaz. Nino. Naspaz Le due si safety muove car completamente. hanno aiutato parecchio a riposarlo. Se sono 6 giri in meno, nell'economia della gara sono Ah, tanti da dover richiedere. Canino, Dr. Long F e Emi 6 box.
E anche Metti dentro, Zampi, vediamo. Lore, stanno andando tutti. Il box Vabbè, che McLaren hanno forse alzato potrà creare difficoltà a long, credo sia stato così. il box. Vediamo chi ha alzato la rossa. Ok. Stefano Canina ha messo la Anche rossa, carino la Emis la mossa. rossa. Lore la media. Poi così da lungo l'ha perso il box e la ripartenza adesso ha Ah, 3 qua secondi di completo di disastro Red cammino. Bull. Ovviamente si sono dovuti fermare entrambi. Emis anche a Zara la rossa, Emis ha perso Cream. tante posizioni, non so se aveva un danno all'ala o una Anche penalità Cream. da dover scontare. Cree gomma rossa. Anche Roby. Chi come Dio gomma hard. Vabbè che mancano 13 giri, però anche Nel dubbio, la rossa comunque li ma fa perché 13 giri a fine se gara. dovessero uscire altre due safety car, così almeno tiene bene anche sotto safety car l'arma, non si consuma, Ma quando la non posso. riscaldi sotto safety car? Ma il segreto non è scaldarla e arrivarci alla fine in questo GP, perché stiamo vedendo davvero tante complicazioni. No, anche come Dio l'ha, questa è davvero da buttare, tanti bloccaggi. Torniamo lì davanti quindi con Stefano Canino e Dier Long. Dier Long è già montato, l'ha mescola bene. A Raffo in precedenza ci diceva una decina di giri per la mescola soft. Magari lo scarico del carburante potrà aiutare Stefano Canino ad arrivare fino in fondo. Ma Stefano da paddista è da. Si mangia un po' le gomme. L'abbiamo visto anche soffrire con le gomme più dure. O anche in precedenza con le intermedie nei confronti di Long. Che ne dici, Raffo? Dico che magari adesso non ricordo quanti tentativi ha fatto Stefano Canino in qualifica. Magari si è tenuto una rossa nuova. Intanto, Kiko Driver ci saluta. Chi come Dio viene scavalcato da Roby. Tornando prima, sì, magari si è tenuto una rossa nuova. Comunque, se ne fa 11 a inizio gara col consumo di un giro di formazione e un giro di qualifica, 13 giri dovrebbe farli. Comunque, su questa pista, gomma media e gomma rossa come consumo non sono molto differenti, ecco. La media di giù, eh sì, giù dura qualche giro in più, ha un calo meno netto, ma comunque la rossa dovrebbe consentirti di Oh, scappar via. Long. Long attraverso. Rischiato di prenderla e cestinarla proprio. Prego a te per concludere. No, ecco, quindi secondo me quelli con gomma rossa, quindi Canino, per esempio, che è il più avvantaggiato perché ha anche pista libera. Scappando via, anche se negli ultimi giri dovesse arrivargli il calo della rossa, comunque dovrebbe essere al sicuro. Sta già a 4 secondi da Long, salvo altre safety car. Credo dovesse essere abbastanza tranquillo. Volevo segnalare Dovrebbe. che c'è un quartetto che si sta formando, F, Zampi, Lopensky ed Emis. Sì, un bel quartetto d'archi per giocarsi il podio. Emis arriva lanciatissimo con la mescola soft. Vado a vedere se ci sono penalità per questi due, perché i 3 secondi erano arrivati, ma per Robby sicuro, sì, sia Robby che Krikkonen, tutti dovrebbero aver scontato i 5 secondi di penalità, visto che si sono appena fermati ai box, se ne avevano. Eventualmente Emis potrebbe essere una carta in più, quei 5 secondi che è andato a scontare da farseli rimuovere. Non ricordo bene il regolamento, mea culpa, però non ricorre i campionati, quindi no, non l'ho letto benissimo, questa non lo posso dire. Se c'è la safety car, il fatto che sconti i 5 secondi viene neutralizzato, mi pare. Cioè, visto che gli stacchi c'è nulla, no. Da quando hai preso i 5 secondi, quando hai scontato, se non ci sono neutralizzazioni successive, puoi chiedere Ce ne la sono state rimozione due da vera, quando l'ha quando, preso. ovviamente. Allora mi sa No, no, che dipende da no, quando quando li ha presi. vado a controllare, perché in effetti insomma sì, sono temi complicati. Mark starà di nuovo dicendo, ma non dovete affrontarli questi temi, uffa. Ovvio. Emis almeno per la DC del gioco, Emis non risulta che li aveva presi questi 5 secondi. Intanto Long, quando stava per Ma girarsi, guarda, uffa. è arrivato a sbinnare al dottor Long e fa quasi, proprio come dire, sei lì lì. Intanto Zampi su F, passa Zampi. Errore di Alex Dina. Mannaggia. Comunque mi correggo su Emis perché i 5 secondi li avevano presi Naspas, Ferra, Chris Master, Poz Luca e nel secondo giro e Ferra nel 16esimo, quindi li hanno comunque tutti scontati già i box. Erano arrivati anche dei Drive Trooper Naspas e Daniele Play che sicuramente hanno già scontato, visto che non sono ancora stati pesantemente squalificati al gioco. Poz Luca con la mescola media fa il giro veloce, 1.12.208, gufo quanto ho detto intorno all'ottavo giro, quando era stato F ad ottenere il giro veloce, dico, ah dai, adesso inizia a piovere, non si asciugherà più, e Oh, invece Emis su Lopensky.
l'esterno, attenzione, è molto 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 difficile. Lopez che è molto corretto nel lasciare lo spazio, però Emis si è affidato poco, non se l'è sentita di resistere all'esterno, come spesso dice Luca Tamir, i sorpassi si fanno in due, per carità, bellissimi, alcuni clamorosi, però si fanno in due con il pilota che viene sorpassato che lascia spazio. In questo caso lo aveva fatto Lopez, però Emis, come detto, si fanno in due, Emis doveva resistere, provarsi fino alla fine, ha preferito essere più sicuro qui sul rettifilo principale. Molto corretta comunque la lotta tra i due piloti. Ferra nel dubbio per il momento lo conquista lui il giro veloce, soffia a posto lunga, prendiamo la risposta di Canino, perché se Ferra ha fatto 1.12.0 la vedrà i tempi di Canino con la sosta, non 1.12.8 in precedenza, 1.12.3 con la media, ma spazio fuori, attenzione, per ora bandiera gialla, speriamo non un'altra safety car, perché inizia a diventare un po' troppo fastidioso. Cioè, si sa, eccolo. Vabbè. Però, era un po' in mezzo alla pista, questa è la difficoltà. Adesso un po' troppo ogni tanto. Come lo mettiamo? Adesso cosa faranno? Canino ha messo la media, ecco, ha messo la media, mette la rossa, ma credo anche Canino si rifermi se ha un'altra rossa disponibile. Anche perché ma sai che alla media Canino è una situazione terribile. Canino, io fossi in Canino resisterei. Infatti continua. Ti ho lasciato passare dal filo io. Perché questi tre giri sono settimo, sono quei tre giri che mancano da quel fantomatico decimo. Long va dentro, Long non doveva continuare. Quelli con la media dovevano continuare. Zampi prosegue e si prende la seconda posizione. Dentro F. Vediamo, magari saranno più che felici di rispondere a questo video, dovevano continuare. Va dentro anche Lopez. Altra media per Lopez. No, Emis, non sono quei 5 secondi, è un retro. E questo non si può rimuovere. E questo. Vabbè, però dai, l'abbiamo detto alla prima safety car del Delta. Uffa. Ingegneri, dovete comunicare con i piloti. Allora, Tals, chiunque, non lo so chi è l'ingegnere McLaren. Tirata d'orecchie per Tals. No, Tals non è svolge Ferrari, dovere. Non lo so chi è quello McLaren. Alzo le mani su chi sia quello McLaren. Non ho tutti i dati. Sicuramente in Ferrari abbiamo Antonio Tornino. Le orecchie si dirono a Tals per aver fatto mettere un'altra media all'opposto. No, ma non aveva rosse. Allora qui gliela rubate tutti, come dico. Allora sì, come veniva arrivata in fissa. Se le sono scambiate dopo lo scambio di ali anteriori. Stanno cercando di capire perché ci sia l'88 al posto dell'83 sull'ala. Ma perché alla fine bisogna solo capire. Sì, ma è quello, non bisogna fare altro. Torna in pista in 14ª posizione con la mescola soft, qui come dico. Vediamo se è la mossa dei Lopez per scartare la mescola, però no, c'è stato il bagnato, quindi... che succede? Saltata? Intanto box no, di nuovo? Di nuovo box Lopez per scartare la mescola, così a caso, va bene. Stanno capendo quale mescola montare. Mannaggia, forse magari ha sbagliato la selezione. Ci mancava che mandava la bianca, poi dopo si rifermava. Ecco, per mettere la full wet, così, è la challenge, di mettere tutte le gomme e tentare di vincere. Tanto siamo live, però non siamo veramente live, siamo live per gli abbonati. Non... Sì, avevo visto che era entrata la pubblicità. Agli affezionati, sì. Adesso vedo però schermo nero. Quello è un ringraziamento per gli abbonati. Chi non è abbonato vedrà tutto nero fino alla fine. No, dovrebbe star vedendo la pubblicità in questo momento. Un saluto agli amici di Twitch che vedono tutto senza pubblicità, ma non perché non attiviamo le cose, ma perché il bot ci blocca tutto. Quindi un saluto agli amici di YouTube anche quando rivedranno questa live caricata, se la vedranno, perché c'è corso di sport, stai a vedere che bloccheranno anche questo GP della Prime League. Bentornati in diretta intanto per coloro che si sono gustati questi momenti di pubblicità. Però ragazzi, arriveranno tante cose, ringraziamo tutti per il supporto e stiamo programmando qualcosina per reinvestire comunque il tutto così come fatto negli anni passati, tra merchandising e via via le licenze per programmi tutti, che a saperlo prima tutti a mangiare all'osteria al castello da Baku. Andiamo. Beh, dovranno fare qualche sconto, oddio, comitiva, non lo so, facciamo comitive da 6, andiamo lì un po' alla volta e ci proviamo. Beh, non i comunque... blodi, perché ci si sono scaldati tanti negli anni. Sì.
È successo un po' di parapiglia, c'è stata davvero tanta azione in questo minutino di break pubblicitario con Lopeschi che è di nuovo tornato in box a montare la mescola sosta. Abbiamo Stefano Grillo con 5 giri, 6, sesto iniziale in questo momento sulla mescola sosta. Idem per Zambi che però è con la media, 6 giri anche per Emis che è con la sosta, ma dovrà scontare un drive-thru entro 3 giri dalla ripartenza del GP. Siamo al 30esimo, dovremmo ripartire in questo giro. Dierlong si è fermato, ha montato la mescola sosta fresca. Quindi Ennis dovrebbe farsi da parte, credo, come detto, nel giro, perdonatemi la ripetizione, di 3 giri, e poi avrà l'obiettivo di Zampi ed eventualmente misurarsi a pari gomma, ma più giovane, con Stefano Canino. Ferra alla media da 6 tornate, sosta nuova per F, media utilizzata per Dr. Wu, sosta nuova per Lopeschi, media nuova per Chris Master, sosta nuova per Pozzuca e Robby. Media usurata per tagliare il play da Alex Pilotino, sosta nuova per Chi Come Dio, sosta utilizzata per Krikonen che però è doppiato, risulta 1 minuto da Chi Come Dio, si trova sì, dietro a Robby, quindi purtroppo per Krikonen c'è da arrivare fino alla bandiera a scacchi per chiudere quindi questo esordio con la Prime League sul circuito di Zandvoort in un polmone verde, si era anche discusso proprio per questo tanto verde perché ci si trova. A sud c'è una riserva naturale, a nord del tracciato c'è il parco Mare. nazionale proprio olandese. Siamo sulla costa comunque marittima, poi i venti sono discretamente forti e quindi si trova in una bella zona naturale. Il fatto del ritorno della Formula 1 in questo 2020, che ahimè però non c'è stato, anche se sarebbe, Saliti non cari in so, questo sarebbe giro. stato come Imola, credo, un GP con la Formula 1 reale. Qui a Zandvoort. Siamo pronti, seconda ripartenza dopo il regime di safety car per Stefano Canino, terza per tutto il gruppone, visto che alla prima a guidare il gruppo era stato il Pullman, Pozzuoli al momento accreditato dalla decima posizione. Rivasso un gas Stefano Canino particolarmente vicino a Zampi, attenzione con la mescola maglia, può giocarsela la carta di arrivare fino in fondo, addirittura tentare di mettersi davanti a Stefano Canino, si può vedere dall'esterno di curva 1, va no, Stefano Canino che salta sul cordolo e quindi chiude un po' la traiettoria che stava tenendo dall'esterno a Zampi, purtroppo c'è stato questo sobbalzo sul cordolo, Zampi è stato costretto ad alzare il piede per non Pozzuoli tamponare e Cree. la as di Stefano Canino, lotta anche per le posizioni non così onorevole, non ce ne vogliono Chris e Alex Pilotino, però qui c'è tanta bagarre con Lopez che riesce a bruciare con la mescola più morbida e più giovane. La Red Bull di Dr. Wu è ancora lì la lotta per la zona del podio con Attenzione, Zambi che adesso si è Pozzuoli si fa vedere su staccato. Dottor Wu. Si è staccato in questo momento Zampi nei confronti di Stefano Canino, si è accodato Emise, però come detto dovrà scontare un drive-thru e quindi si spreca le Pozzuca mani per salire sul podio all'esterno. per scontare la vittoria. Pozzuca Winner non obbligo. all'esterno. Riesce quindi Luca Pozzi a prendersi l'ottava posizione nei confronti di Doctor Who con la mescola sotto, anche per lui è relativamente giovane, lì dietro anche la lotta tra Alex e Chris. Ho visto Cree Scambiano le girarsi. posizioni. Forse sto prendendo sul cordolo Chris Master. Sì, ha preso il cordolo in curva 13 e ha fatto una mezza sbinnata. Ho visto Alex Pilotino. Che infatti si Mannaggia, ritira. l'ultima curva non gli piace stasera da Alex No, Pilotino. di nuovo safety car. No. Un disastro per Emis. Un disastro per Emis questo. Quando lo sconta il drift? Dovrebbe fare solo 2 giri perché il gioco di solito concede attenzione ai delta. Infatti Stefano Carino ha rallentato molto. È un miracolo, sta soffrendo un sacco Stefano Canino, però è un miracolo questo per lui per riuscire ad arrivare fino alla bandiera a scacchi in questo modo. Starà andando i pugni al volante di Erlong. Zampi credo che adesso inizi a pensarci seriamente, considerando la precedente ripartenza di Stefano Canino, di magari essere lui a poter portare poter firmare il quinto nome differente a vincere un GP. In 5 prime gare di questa stagione di Prime League, Zampi che però nel 2017 ne ha vinti diversi dei Gran Premi a bordo della Force India quando si giocò il titolo contro Max Pacini, quindi non sarebbe il quinto pilota diverso in 5 gare consecutive, nelle prime 5 a vincere la sua prima gara sul Formula Italiana, però sarebbe comunque il quinto differente e ci fa sicuramente piacere, segno di quanto può essere dinamica, di quanto possono spostarsi facilmente gli equilibri. In questa Prime League, per il momento il leader della classifica, dice uno, si spostano gli equilibri, ma il leader della classifica è lì. Però come fa ad essere lì? Hanno girato davvero bene gli ingranaggi per essere ancora lì Stefano Carino. Se l'è guadagnata discretamente la ripartenza nei confronti di F, ma appena iniziato a presentarsi Long, stava guadagnando quei decimini con la mescola intermedia. Con la media non stava perdendo
così tanto, e quindi forse si apriva una possibilità nel finale magari di risalire nei confronti di Stefano Quagnino con la gomma più usurata. Insomma, un CP con tante sfaccettature che sarà anche difficile da riassumere, da analizzare con i piloti nel postgara, che avremo tra l'altro come sempre i primi tre classificati nel postgara qui con noi per le interviste. Mancano tre giri, uno sicuro, adesso lo faremo sotto safety car, e poi credo il prossimo, ne mancheranno due. Emis, come detto, la scontata in drive thru è finita per Emis, anche forse la zona punto, perché saranno tutti lì. Tanto vedo dalla chat Talz che fa adesso andiamo a mettere la hard Manca anche la full wet. anche la full wet come Nico Fiore a Monaco. Queste sono le grandi perle. Bravo ragazzo, questa era preziosa. No, in realtà l'ha detto NCWR46, io ho Ah, letto. e allora ha riportato. Però bravo NC, allora bravo NCWR46, bravo te che hai letto. Dimostri di essere sul pezzo, di stare lì a leggere tutta quanta la chat. Ah, Mi dimostra che le permetto scuole di dire. servono, sa leggere. Mannaggia, io volevo fare la riflessione di cuore, sensata, che in media la premessa stava sempre sui 20 spettatori quando eravamo su YouTube. Stasera Leggo un bel 36. 36, Eh non sì. male. Inizia già, ha sempre avuto fascino la Premier League, e soprattutto tanto cuore, sia per noi a livello di staff organizzativo che per il pubblico. E quindi è bello vedere anche che inizia a riscuotere anche un successo un po' più alto, ci alza la media degli spettatori, che fa comodo, indicizza meglio, e se può, tutto ciò può portare anche a un maggior pubblico, una miglior copertura. Il fatto di avere il multi-quality, leggevo purtroppo le difficoltà di alcuni ragazzi che a seguirci ieri con il fatto che fosse il 1080, quello aiuterebbe tanto avere la possibilità di attivare il multi-quality. Speriamo di arrivarci, non sarebbe per nulla male. Ci vogliono assolutamente le gomme soft, le gomme slick, perché è tornato il polline. Io erano anni che non lo vedevo. Chiamate Bendy. Era tantissimo che non lo vedevo. Questo poiché siamo vicino alla riserva naturale, il parco nazionale, quindi c'è il polline, giustamente. Flora e fauna dell'Olanda, la coltivazione delle barbabietole. Guarda lì 38, parliamo di flora e fauna, che dobbiamo cambiare da gioco in just chatting. Non lo faremo, lo faremo eventualmente più avanti. Ci delizieremo magari con degli studios, eventualmente degli studi la domenica, così gettiamo qualche idea. Andrea e Mark ancora mi staranno tirando le frecce. Hanno una foto di me che tirano le freccette quando dico queste cose. No, non abbiamo tempo, Raffaele, smettila. E quindi vediamo se ci Podcast. sarà il tempo per Zampi di attaccare la coda, la prima posizione di Stefano Canino. Ci prepariamo quindi all'ennesima ripartenza, la quarta ripartenza dopo la safety car. Abbiamo avuto anche una ripartenza dopo il regime di virtual safety car, quindi una gara davvero a singhiozzi, però di un livello anche molto elevato. In realtà i piloti ritirati sono quelli che, tra virgolette, uno ci si può aspettare perché magari non hanno molto tempo per preparare al meglio un GP. Kiko Driver in realtà è stato abbastanza positivo nei suoi primi GP, diciamo, l'ha riuscito a portare a casa. Alex, Naspers, Fabio, se sappiamo che gli impegni sono davvero tanti, ci si impegna per andare a chiudere questo GP d'Olanda. Due giri al termine, iniziamo dal 35esimo e penultimo giro con Stefano Canino Emis squalificato squalifica? dalla sessione Ennis per non Anche aver spuntato il drive-thru, ed anche Robby, non lo so, c'era ancora un giro, quest'ultimo, Robby. Ancora non lo bandiera so, forse gialla, si è provano a mettere girata una solo, racing point, no? No. credo sia le vetture che stanno trovando parcheggio di Robby ed Emis. Questa è clamorosa. Ricordavo che almeno ti permetteva di arrivare all'inizio dell'ultimo giro e poi ti squalificava il gioco, e adesso invece non permette di arrivare nemmeno al penultimo, che purtroppo si porta uno zero pesante Emis, che era lì in lotta per la pole. Direte la gufata, eccetera, però io riportavo i numeri e qui tra virgolette gli è andata Te non male ad devi più Emis, riportare perché niente. Fai non danni. dico buonasera, sì, i piloti stanno girando. Chi sta girando? No, non posso Non dirlo, non posso si dire. faceva. Le Non dire neanche vetture. i piloti stanno. Ci sono delle macchine che fanno Qualcosa si cose. muove lì. Qualcosa si muove nel Chris. cuore e nella testa di Canino, che arrivava qui in Olanda, come detto in precedenza. Mi ha domandato chi è che ha vinto più GP in Prime, qual è il record di pole, di vittorie, eccetera, eccetera. Però arrivava molto timoroso qui, soprattutto per l'asciutto, sperava nel bagnato. È arrivata un po' di pioggia, ma adesso le tante safety car gli stanno concedendo di portare a casa il GP d'Olanda.
ci sarà un po' di lotta anche tra Ferra ed F, c'è un'occasione forse più per F che è molto vicino nei confronti di Fabio Ferracini, dentro, bello, le barriere, no, ma attenzione, no, che Ferra incidente, ritirato. Mannaggia, fuori Ferra, non poteva finire bene, devo dire che nella realtà quelle barriere messe lì sono ok, che c'è la votazione dei commissari, c'è il muretto interno, però forse sporgono un po' troppo. Ha rimbalzato sulle barriere la Mercedes di F, da centrato Ferra. E ringrazio di nuovo Lopez, che all'ultimo giro guadagna sempre 8 posizioni. Lui come fa? Si trova quarto magicamente. Ancora una volta ringrazio Radriz, una gara che gli è andata abbastanza bene. Vediamo se potrebbe essere ancora lotta tra Dier, Long e Zampi. Dentro la 11, Long arriva proprio negli ultimi metri. Bloccaggio aggressivissimo di Zampi per difendere questa posizione. Forse in trazione si copre bene, gialla. Quindi dovrebbe riuscire a difendere questa posizione. Chi come Dier si è girato? Dentro, ultima curva per Stefano Canino sulla sopraelevata. Ancora una volta si accende il pilota della AS. Ringrazio, sì, la pioggia, ringrazio le safety car, ma ha dimostrato un ottimo passo. Continua la marcia per il eventuale titolo mondiale in Premier League. Seconda posizione per Zampi, terzo di Erlong, che ritrova il podio che aveva, gli era stato sottratto nel post gara in Cina. Quarta posizione ancora una volta per Lopez, il quinto Paz Lunga, che è la raprezza dopo quel testa coda e quella situazione difficile quando stava iniziando a piovere. Dr. Wu in sesta posizione, poi Daniele Play, F, Chris Master, chi come Dio, che nonostante il testa coda all'ultimo tiro è riuscito ad entrare in zona punti, perché erano rimaste 11 vetture. Krikkonen purtroppo da doppiato non riuscirà a sopravanzare Ferra, perché quindi ha dovuto percorrere un giro in meno, e quindi primo aveva già preso i punti chi come Dio, sto andando a rivedere, perché Krikkonen, Robby e Naspas, se non vado errato, sono i piloti, sì, chi come Dio aveva festeggiato i punti già in precedenza. Quindi soddisfatto sicuramente Canino per la terza in pista, seconda vittoria in carriera, almeno per ciò che ci ha raccontato finora la pista. Come detto, aveva vinto lui la scorsa settimana in Cina, poi per una penalità era dovuto scendere dal gradino più alto del podio e lasciarlo ad F. Adesso non lo dico, cioè, andate a vedere la live della scorsa settimana, quello che ho detto sul podio con Canino primo, però F è lì, hai visto mai una penalità per Canino? Canino è lì, Zampi è lì, hai visto mai una penalità per Canino? E niente, poi Fit fa cose per le statistiche, però Zampi sarebbe il quinto vincitore differente nelle prime 5 gare. Per il momento festeggiamo, celebriamo la vittoria di Stefano Canino. Come detto, dovremmo aspettare i risultati del post-gara. È stata una gara davvero a tratti, a mozzichi e bocconi, che in effetti non so nemmeno inquadrare su a chi è sfuggita, poi ci sono stati tutti i piloti disponibili lì pronti. Non so, Raffo, se tu hai un nome più palese, forse Pozzoluca, che partiva dalla polla. Sì, Pozzoluca che partiva dalla polla e si è ritrovato quinto, anche se fino a 2 giri prima era decimo, quindi ha recuperato posizione su posizione negli ultimi 2 giri. E questo aiuta Canino a scappare nel mondiale, sicuramente. Sì. Intanto vedo Dr. Long nella chat, chiede se la safety car è obbligatoria. Non so se è già entrato in parte. Sì, salve! Eccolo. Adesso, martedì la virtual safety car non va bene, guadagni un secondo con la virtual safety car. La safety car non va bene, però la pro la rende più divertente. Lei chiede troppo. Ancora sta raggiungendo anche Stefano, riprende fiato Andrea, così dopo la Cina davvero così provante. Ecco, sarà una domanda anche questa, quanto uno impazzisce a girare su questo circuito, che credo in effetti non lasci fiato, soprattutto nel T2 così in sequenza è difficile. Grazie Ernesto per averci invitato i primi tre, già fai il party con gli altri, ti ringrazio, sì, vado. Ringrazio, mi saluto, bravi ai primi tre e a tutti gli grazie, altri. Grazie, grazie a tutti. Ciao Ernesto, grazie. Molto bene, quindi iniziamo da Stefano Canino, torna al successo dopo la scorsa settimana in Cina. Stefano, mi hai scritto nelle ore prima della gara, speriamo piova, ha piovuto, però anche sull'asciutto, temevi l'asciutto, insomma, con 4 safety car, una virtual, non è stata facile, tante scelte credo non siano state facili sul continuare o meno, perché ero appena uscita la safety car, una virtual dietro di te, erano abbastanza vicini. È stato molto un roller coaster, è stato questo GP, immagino. Ci si è dovuto improvvisare per alcune cose, però alla fine in un modo o nell'altro l'hai portata a casa. Allora, innanzitutto buonasera, faccio i complimenti a Zampi e a Long, perché sono stati molto concreti ad arrivare a podio.
Poi per quanto riguarda la gara, diciamo che io in Cina avevo detto che era stata una gara abbastanza stressante, mi sbagliavo, questa qua è stata massacrante, ma non tanto per le safety car, ma anche per la pista. In settimana non ho mai avuto feeling, infatti speravo nella pioggia, poi magari alcune situazioni, approfittare di mettere l'intermedia prima, spingere nel momento opportuno, forse hanno fatto la differenza. Sono sorpreso, più che altro non mi aspettavo la vittoria, mi ero prefissato di arrivare almeno in top 5 per cercare almeno di portare qualche punticino a casa, però questa vittoria di oggi proprio mi fa felice felice. Ti fa felice felice se la voce che dà calma, perché nonostante la fatica c'era ti ho sentito molto calmo in settimane nemmeno troppo sereno un po' per tutti. Sì, diciamo che anzi non sembrerebbe, perché c'ho ancora la tensione addosso, che c'ho delle palpitazioni assurde, ma è normale che sia così. Niente, era importante vincere, soprattutto dopo la penalità di Cina, perché è stata una cosa che ha fatto abbastanza riflettere su come devo gestire alcune situazioni di gara, visto che comunque non ancora devo perfezionare alcune cose. Però quello che ho fatto oggi mi dà molte rassicurazioni per il futuro, ovviamente sapendo che c'è una concorrenza che è forte. Molto bene, grazie mille. Allora veniamo al secondo posto con Zampi, lo abbiamo in realtà trovato in Bahrain, sì, in Bahrain, se poi vabbè, il post gara purtroppo i numeri allungano, quindi non bisogna ritornare al 2017 eccetera, insomma lo stesso discorso che avevo fatto dal Bahrain, però è bello ritrovarti sul podio in una gara che in realtà ti aveva visto alla penultima ripartenza della safety car, addirittura pensarci un attimino alla vittoria, poteva essere fattibile anche per te, però sensazioni su questo GP, come detto Stefano, massacrante. Ma guarda Raffaele, non l'ho trovato molto massacrante, soprattutto perché ci sono state tipo 10-11 pause di safety car da tre giri l'uno, quindi avremmo corso sì e no 30 giri, 25 giri. E comunque sì, ci ho provato, mi aspettavo, insomma ha tenuto l'interno Stefano, anche nell'uscita ha tenuto l'interno, per poco non lo tamponavo, è stato molto bravo. E sì, ci speravo perché comunque aveva quelle rosse lì da un po' di giri, cavoli, è allucinante, ma le azzecca tutte, non so come faccia. Ha beccato due safety car che gli hanno allungato la vita, se no sarebbe arrivato proprio con l'acqua alla gola, con le rosse. E è stato bravo lui, bravo l'ingegnere che ha. E sono contento, è stata una gara diciamo d'attesa, anche e soprattutto sul bagnato, quando mi ha superato Luca, che mi ha fatto un bel sorpasso. Ma sapevo che insomma rischiare troppo non pagava, starsene buono lì, tanto erano bene o male 2-3 secondi, c'era poi il podio, e infatti è successo che Emi si è tamponato, Luca si è eliminato da solo, alla fine ho fatto un bel sorpasso se non sbaglio su F, e niente, siamo molto contenti noi del team 4 ruote sterzanti. Molto bene, veniamo a chi lo sterzo lo fa soffrire, perché Long alla ripartenza con le gomme medie volava sui cordoli, si è preso davvero tanti rischi in quella frangente Andre, però ecco, ti si ritrova dopo l'Australia che ha ripartito grande favorito, insomma eri davvero lì, Bahrain, Vietnam completamente da dimenticare, Cina, eri qui, però purtroppo non sei stato, hai perso un po' di posizioni, eravate davvero tutti lì vicini, una penalità ti ha sottratto il podio, ti ritroviamo qui con noi, e una gara che anche per te ecco, l'ho detto in effetti a Raffo mentre che festeggiavate virtualmente sul podio, non mi sento di dire chi è che ha sbagliato, perché ci sono stati talmente tanti piloti, talmente tante occasioni un po' per tutti, che siete stati bravi a portarla a casa nel dubbio, sotto la bandiera a scacchi, anche perché avete chiuso in 11, quindi non è stato facile questo esordio qui in Olanda, come è andata? Ma com'è andata? C'è stata subito una rappresaglia nel box Renault con Beetleboule che ha mandato a quel paese Naspas per aver causato la safety car, però no, beh, a parte gli scherzi, Paolone ha fatto quello che ha potuto, diciamo.
Ecco, quella forse è stata la chiave del GP, no? Perché ero secondo, stavo andando a riprendere Canino sotto l'acqua, non mi aspettavo di avere un passo del genere sotto l'acqua e non mi aspettavo che gli altri, diciamo, erano un attimino un po' più sotto sull'acqua. Anche perché io sono idrofobo, quindi non mi piace assolutamente l'acqua, però con alcuni accorgimenti che avevo fatto nel setup mi trovavo sia tanto bene sull'asciutto sia tanto bene sull'acqua. E poi vabbè, c'è stata quella safety car di Paolo che ha raggruppato tutti. 13 giri, ho detto cosa facciamo? Facciamo un finale alla Cina o facciamo un finale dove stiamo un po' più tranquilli tutti? Cioè, io avevo le gomme che erano strausurate e non volevo arrivare di nuovo in volata. Così ho scelto di mettere le medie, avevo visto che Stefano aveva messo le soft. Poi altra safety car, a quel punto ho detto gli altri metteranno sicuramente le soft nuove, gli unici due che non le hanno messo sono stati Zampi e Hemis, quindi mi hanno preso la posizione. Poi il buon Naspaz è passato da pilota a ingegnere, quindi mi ha detto guarda che Hemis ha un drive-through, quindi vedi tu cosa devi fare. E poi vabbè, ci ho provato in ogni punto su Zampi all'ultimo giro, cioè in ogni punto tentavo di arrivargli molto vicino, ma è normale, non c'era neanche il DRS perché la safety car era rientrata 2 giri prima, quindi non ho potuto tentare un sorpasso nel rettilineo principale. Dispiace, anche per la qualifica, soprattutto che ho fatto qualche errorino, e se no, mezzo secondo lo tiravo giù tranquillamente. Però non sono riuscito a fare un giro normale. Però dai, oh, prendiamo la costanza quest'anno, almeno da 2 gare a questa parte. Comunque, le gare che sono riuscito a correre bene sono sempre arrivato a podio, almeno in pista. Quindi, prendiamo questo e continuiamo a tartassare, dai, sul podio. Beh, devo dire che Abit e Bull però se l'ha cercato un po' facendo fare così tanti giri con le streak a No, ma Naspas, lì... perché è dubbio. No, lì è un siparietto, questo ve lo posso raccontare. Eravamo sotto safety car, Paolo iniziava, io voglio metterle gialle. Paolo, guarda che non si possono metterle gialle adesso. No, no, io adesso rientro, vado a metterle gialle. Vedrai che quando riparte la safety car ci sarà la pista asciutta. Si E alza lì, prima. vabbè. Va bene. Andre, si domanda dalla chat NCWR46, quest'anno hai un po' già risposto in realtà, però quest'anno più costante e da gara, preferisci a fine campionato arrivare nei 5 con pochi rischi oppure cercare di vincere qualche gara anche a costo di spinnarla? È una domanda difficile perché io, come ho detto a tanti, quest'anno ragiono gara dopo gara, non ragiono in ottica campionato, anche perché è lunghissimo, quindi può succedere qualsiasi cosa e non sarebbe, tra virgolette, una cosa giusta ragionare già da adesso il campionato. Io l'ho detto anche alla prima intervista, il mio risultato, cioè il mio obiettivo è andare almeno alle finals e migliorare l'obiettivo dell'anno scorso. Però a me manca solo la vittoria, quindi bisogna vedere. Magari in Spagna ragionerò più su questo. O comunque, ecco, essere costante non mi dispiacerebbe, ecco. Molto bene, sto un attimino andando a recuperare il fatto se in gara non abbiamo spammato perché è successo davvero di tutto, se è stato aperto il topic e il sondaggio, no? Il topic per il driver of the day, no, ce lo siamo perso questa sera, il driver of the day che però è davvero difficilissimo, come detto da Segnano, se ci sono stati tanti nomi, tanti possibili candidati. Torniamo da Stefano, poiché settimana di pausa, poi prossima settimana ancora. Si va in Spagna, insomma, si resta in Europa. Quest'anno, per la prima volta, siamo venuti in Europa non andando al Motmelon, ma fermandoci qui a Zandvoort. Settimana di pausa utile per ricaricare le batterie, schiarirsi un po' le idee. Io, in realtà, ho sempre detto che dalla Gran Bretagna bisogna iniziare a pensare all'eventuale mondiale, però, trovandosi primo in classifica, un occhio, insomma, ci cade l'occhio lì sul fatto che uno è primo. Come te la vivi questa settimana di pausa? Allora, innanzitutto staccherò per 3 giorni perché sono state delle settimane proprio intense. Poi per quanto riguarda Spagna, diciamo che torniamo in una pista dove tu sai benissimo che è stata la mia prima gara in Prime, scusa, in Open.
Ed è una pista che mi piace abbastanza. Vedremo di prepararla al meglio. Poi, per quanto riguarda il campionato, no, non ci do ancora molta importanza. Fa piacere, però la stagione è lunga, mancano ancora 17 gare, se non vado errato. E quindi bisogna lavorare, lavorare, lavorare. E quindi non montarsi la testa più che altro. Ale, oddio, non, è un tema in realtà anche difficile in questi giorni, però lavorare, 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 non ricordo a questo periodo in che zona d'Italia sei, però lavorare, 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 oppure tra lockdown, eccetera, per questo ci dà un lavoro, oppure ti puoi dedicare un po' per puntare all'eventuale vittoria, perché lo dicevo nel mentre, sempre festeggiato virtualmente sul podio, se succede qualcosa saresti il quinto vincitore differente in questi primi 5 GP, insomma è una prime molto equilibrata e anche se le prime gare... sei stato sempre lì in zona top 5, però non hai ancora colto il successo. No, è tutt'altro che finita eventualmente per il mondiale. Ci pensi oppure dici no, dai, settimana di pausa. No, guarda Raffaele, quest'anno l'ho presa molto, molto blanda, molto, anche perché arrivo a casa veramente stanco. Preferisco fare anche semplicemente giocare alto rispetto a Formula 1, quindi diciamo che non c'è stato un vero e proprio tour de force di prove continue. E quindi non me lo aspetto neanche per queste 2 settimane, probabilmente non toccherò gioco fino a metà della settimana della gara. E non ci penso al campionato, ma credo che, spero e credo che prima o poi qualcosa arriverà, perché comunque si è visto che anche, cioè, sei un momento sei settimo, il momento dopo sei a podio e quasi fai l'attacco per la prima posizione e quindi ogni gara è a sé, anche se magari il tuo passo è molto più lento rispetto agli altri, in qualifica ti becchi anche solo mezzo secondo. Poi l'importante è non fare errori e cercare di stare sempre lì che prima o poi qualcosa succede. Molto bene, invece Andre questa settimana di pausa non troppo su Apex, dai, non... No, no, io penso che invece mi allenerò da quando stacchiamo la live adesso, perché No, certo, voglio. chiaro, non la dici. Non fa... Ci sono degli impegni da rispettare. Vabbè, ma mentre gioco io posso parlare con la DG tranquillamente. Ma No, mentre vabbè. giochi Apex te No, Vabbè, poi vabbè, invitami. comunque. Ah, io a te non ti invito da nessuna parte, forse non hai Già, capito. no. Dai, No, comunque, dai, vabbè, quindi... comunque, no, ci si allena perché tutti i miei rivali hanno preso, almeno hanno fatto una vittoria e quindi bisogna mettersi in questa stretta cerchia e iniziare a carburare bene. E basta, piazzamenti. No, no, scherzo. Anche Fit la prossima settimana ovviamente non si fermerà, come detto in precedenza avremo la Formula Open giovedì 19 in Belgio, giorno prima sempre in Belgio la secondo round con la Formula Europe, questa volta però a distanza di gara al 100% si inizierà una mezz'ora prima alle 21 sul canale YouTube di Formula Europe, vediamo se forse riusciamo a organizzare qualcosa anche qui su Twitch, non ve lo assicuro però nel dubbio. Vi consiglio sempre di seguirci sui social, soprattutto su Telegram, che è più facile da raggiungere, per la possibilità di incorporare al volo il link, quindi, sarà più facile eventualmente anche se ci seguite esclusivamente da smartphone. Martedì, quindi ancora il giorno prima, il 17, torneremo in Cina con la Pro League, il recupero del quarto round della stagione 2020-2021 con la Pro League, visto che la scorsa settimana di martedì c'erano state quelle difficoltà con il TSN, troveremo quindi di nuovo la voce di Andrea Lungagnani e Quale immagino martedì Lorenzo. per la Pro League non c'è stato un problema al PSN? Un grande classico. E troveremo quindi Andrea e Lorenzo, io immagino, Lopeschi al commento e quindi appuntamento, il prossimo appuntamento proprio a martedì con la Pro League. Io ringrazio quindi i primi tre per essere stati qui con noi, complimenti ancora ragazzi per il podio, grazie Stefano, buonanotte. Ciao, buonanotte Ciao, buonanotte Alessandro. a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte. E buonanotte, un saluto. In realtà ci vediamo tra una mezz'ora, Eh Andrea, per andare a fare cacciare. sì, la
punto che mi aspetto anche più dalla Primal. No, comunque volevo, grazie a tutti, e volevo dire un grande in bocca al lupo a Lore. Voi sapete, l'Opesco 88 facciamo parte del fil, quindi piano piano speriamo di giocarci qualcosa di più elevato, ecco, di un podio, dai. Non fate, quest'oggi ha fatto testa coda più con le gomme, ha fatto testa coda strategico più che in pista, perché ho visto alcune gomme Ah. montate un po' curiose per Lorenzo, che salutiamo tutta quanta la chat, Paolo, Lopeschi, Fit, Raffo, che in realtà credo sia Raffo Inex. Sì, ciao. Ah, ok, che ne so, magari c'è un qualche altro Raffo, Max Basile, un salutone quindi anche a lui e tutti quanti, NC, tutti quelli che ci hanno seguito anche in questa serata di Premier League. Un saluto anche all'eventuale chat di YouTube, perché questa gara, come è accaduto per le precedenti, sarà Ciao, messa lì Medito Mani! archiviata sarà archiviata anche sul canale YouTube. Possiamo chiudere. Ringrazio nuovo Ernesto, tutti i gruppi di lavoro che si sono snodati nel corso di questa settimana per la prima volta qui in Olanda, e ringrazio ovviamente anche Raffaello Morga e Raffoidex per essere stato la voce a supporto del commento, ed ovviamente anche il regista per questa serata. C'è stato solo quella qua all'inizio, però sistemiamo tutto un po' alla volta. Grazie Raffa. Grazie a te e grazie a tutti. Buonanotte. Molto bene, definitivamente in conclusione, mi raccomando, il forum principale www.fluentalentin.com, come detto c'è la open, se avete voglia le iscrizioni sono aperte, via via tutti i vari social, Instagram, Facebook e Twitter, siamo davvero ovunque. Mi raccomando, Anna, presto solo se fate non è live. Buonanotte. Bella! Che raidiamo? E dove andiamo?